Signore e signori, ecco a voi la DJI Osmo Action 4. Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Non venite a dirmi che sono passati 2 mesi dall'uscita di Osmo Action 4, perché ne sono assolutamente consapevole. Sono anche consapevole del fatto che sono già usciti miliardi di altri video sulla Osmo Action 4, ma non ho avuto tempo di farlo prima. Io ho acquistato la Osmo Action 4 quando è uscita, non ho avuto tempo di fare video. Ho prima voluto aspettare di poterla testare e poi fare un video, piuttosto che parlarvi di qualcosa che sì, a prima impressione è bello, poi magari nel lungo andare non è tutta questa cosa. Altra cosa che forse molti di voi non sanno: i prodotti su cui io faccio recensioni e unboxing su questo canale me li compro con i miei soldini, non mi arrivano, non sono un Morolla, non sono un Galeazzi, non sono niente di tutto questo, quindi non mi mandano i prodotti per poi farci la recensione, non mi chiedono di fare recensioni di prodotti, semplicemente li compro io per un utilizzo mio personale e semplicemente vi dico qual è il mio pensiero in base alla mia esperienza, in base ai test che ho fatto nei confronti di questi prodotti. Ma non perdiamo altro tempo, parliamo di Osmo Action 4. In questo video, chiaramente, come vi ho già detto, siccome sono già usciti molti altri video che parlano della Osmo Action 4, non vi spiegherò come funziona, le funzioni che ha, non vi spiegherò niente di tutto questo. Vi spiegherò semplicemente io come mi sono trovato con DJI Osmo Action 4 dopo 2 mesi di utilizzo e per quanto io sia potuto riuscire a testarla e le impressioni che ho avuto riguardo a questa action cam. Su questa camera sono riuscito a fare 3 tipi di test, ovvero riprese su drone FPV in verticale, riprese su drone FPV normali in orizzontale, alcune riprese che mi sono fatto in macchina, riprese che ho fatto in macchina per testarla, insomma riprese molto casuali e riprese non fatte per creare questo tipo di video. Quello che posso dirvi dopo 2 mesi di utilizzo di questa camera, posso dire che non credevo e che un action cam riuscisse a creare contenuti di questo tipo. Cioè sono veramente, cioè lasciando le impostazioni così come sono di base, quindi senza registrare il log, senza crearsi nessun tipo di color sopra, solamente utilizzando le immagini così come sono, così come le butta fuori questa action cam, sono veramente immagini stratosferiche, ci sono veramente rimasto. Infatti la prima volta che l'ho accesa ci ho provato a fare un video così a caso, ho detto wow, cazzo, è una figata, ho detto, non mi sembra neanche di avere un action cam praticamente. Posso dire che hanno fatto un ottimo lavoro sul sensore di bilanciamento del bianco, posso dire che hanno fatto un estremo lavoro per quanto mi riguarda in condizioni di scarsa luminosità, perché stiamo pur sempre parlando di un action cam. Chiaro è che non posso metterla a confronto con la mia 7S3, ma posso comunque dire che per essere un action cam hanno fatto un lavoro veramente stratosferico. Con questo sensore più grande da 1/1.3 pollici, che penso tra l'altro sia quello del Mavic 3 se non erro, posso dire che ha nettamente migliorato la qualità della Osmo Action. Io, come ben sapete, in passato ho avuto la prima edizione della Osmo Action, quindi la Osmo Action 1 fondamentalmente, che purtroppo esattamente il giorno in cui mi è arrivata questa camera a casa, nello stesso momento io ero a fare rafting nel fiume, in montagna, in Trentino quest'estate. Quello che vi basti sapere è che tutte le riprese di quella vacanza erano dentro la mia Osmo Action e che questa Osmo Action riposa in pace nel fiume del Trentino Alto Adige. Già. Ma non parliamo di questo perché sennò mi viene veramente da piangere. Comunque vi basti sapere che DJI veramente ha fatto un lavoro veramente assurdo su questa camera, dalla durata della batteria che veramente dura tantissimo, non ho mai visto un action cam con una durata della batteria così elevata, dalla comodità dei suoi agganci rapidi che aveva già introdotto sulla Osmo Action 3 e niente, in generale veramente ha fatto un lavoro molto molto buono. L'altra cosa che mi ha veramente stupito di questa action cam è la qualità dell'audio, ragazzi, la qualità dell'audio è una cosa veramente assurda. Veramente dicendo che è assurda in tutto questa action cam, ma non sto scherzando, cioè provare per credere, provate a compararla e vedrete veramente cosa è in grado di fare questa camera. Sono riusciti con questo nuovo sistema di microfono a creare delle immagini con un audio pulito, anche immagini di azione, immagini comunque dove magari, che ne so, state scendendo giù da una discesa in bici e in montagna, comunque siete in condizioni di molto vento e riesce comunque a tirare fuori un audio abbastanza pulito. Per farvi capire vi faccio sentire, questo è l'audio della Osmo Action, quindi questo è quello che
la Osmo Action sta registrando e questo invece è l'audio che sto registrando in camera con i microfoni della DJI. A mio parere, ragazzi, come audio è molto buono, soprattutto magari per chi prende questa camera per vloggare, insomma per fare video in cui deve parlare, in cui comunque deve avere un audio il più pulito possibile. Questa camera il suo sporco lavoro lo fa, a differenza dell'audio solito che siamo abituati a sentire nelle action cam, quindi un audio molto vattato, molto chiuso, un audio a mio parere brutto, perché a me, sono sincero, l'audio delle action cam non mi è mai piaciuto, ho sempre preferito usare microfoni secondari piuttosto che l'audio diretto dell'action cam, che tiravano fuori un contenuto a mio parere non utilizzabile. E niente ragazzi, questo è il mio parere su questa camera. Come vi ho detto inizio video, non sono stato a elencarvi tutte le funzioni che ha questa camera e le qualità video, i tipi di registrazione, tutto, perché troverete miliardi di video su YouTube di questa cosa, ma volevo solamente dirvi il mio punto di vista, quello che penso io dopo 2 mesi di utilizzo di questa camera e quello che effettivamente secondo me è in grado di fare questa camera. Spero tanto che il video vi sia piaciuto. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, di seguirmi sui social, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video. We'll be right back.